Bella Rubì. Eh, a, me, a me va benissimo. Questa è una favola, dai dai. Dai. A da da parte per mio padre, però sta una favola. Mm. Eh, ma non... no, mi ha cenato okay. Gianluca e mi dispiace. Eh, sì. Vabbè, io no, non sapevo bello. che lo avessi detto in live, quindi vabbè l'ho detto eh, giusto a loro. Perché... Ma perché stavamo... poi è successo delle cose in live. E Quindi, io, mentre stavo in live, poi purtroppo, mm -hmm. vabbè. Mannaggia. E Ma invece è, per tutta la roba con Grimbo, tutta la roba che abbiamo no, detto... Sì, non... me, eh, no, Sì, a me... No, sì, ho visto quello che hai detto. Cioè, per me è ridicolo quello. Ma hai, hai visto detto. la live o hai visto il free booting? Perché il free booting no, era un po' free... tagliato. Eh. Io ricordo che per dire io una certa... l'ho il free però io ricordo, magari mi correggere se Battiva sbaglio, che l'ho detto io a una certa rubino che si può di tutto tranne che non è disponibile e che nei eh, momenti di bisogno ieri, non ti aiuta. Io questa cosa l'ho detto ma pure perché credo che sia fattuale, cioè ci conosciamo da otto anni. Splendido rapporto no, sì, di amicizia. Strano. Detto. Mi pare strano che Simone dice una determinata cosa e eh, no. Perché dopo c'era la live, voglio vedere se alle 4 di notte Rubina veniva da me senza. anzi, ah, sì, l'ho sempre fatto. Porco due, mm. quando po te, te, va, non dico le cose personali che sono successe, però, quando c'hai bisogno sotto casa che ti succedeva qualcosa. Pure senza live io ti venivo a aiutare insieme a Ludovica a qualsiasi cosa, stessa cosa gianluca. Quindi ma certo, fammi passare cioè, per sì, una però ce l'abbiamo fatto ah, pure sì. noi. Diciamo questa credo che sia. Eh, l'amicizia, la siamo anche aiutati a vicenda. No? Ci sono stati cioè. dei momenti in cui tu avevi bisogno certo, di aiuto e ti abbiamo quella. aiutato. E eh certo. certo, è quello che infatti, ma. Ma ha detto, ma che cazzo è stato? Cioè, cioè, io infatti quelle ne sono successe, come si suol dire, ne è passata d'acqua sotto i ponti nelle, nelle nostre vite. Abbiamo avuto tutti quanti momenti bui io e c'è sempre stata con... molta unione, specie all'epoca. Cioè, Stavamo insieme tutti i giorni. Mo purtroppo, a me, come l'ho detto pure in sì, privato, a me mo... dispiace tantissimo che, che, eh. che, 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 che non si vediamo mai. E mi dispiace pure, a me per dire, mi sono arrivati pure messaggi eh, al social bar. Sono nati i YouTube, sono nati dentro Atencio, è andato, qualificato con Rubino. Cioè, a me per dire, pure queste cose, no, no? mi da danno fastidio, pure queste, no perché non però quello. non mi sento neanche di doverlo di do in live, cioè io credo che il rapporto di amicizia è bello so 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 quando non si creano queste cose che possono sembrare quasi dei rinfacciamenti o cose strane, quindi mi sentirei pure in difetto a dove di che ne so quali sono le nostre dinamiche? Qual è il nostro rapporto? Cosa uno fa per l'altro? Cosa dimo, Se si sentiamo? Se si chiamamo. mi sento in difficoltà. E queste cose purtroppo a, a, a alimentano. Sta cosa che, ahimè, non fa sta bene nessuno. E non è neanche un bel contenuto, secondo il mio modesto parere. Eh. Poi mi correggete voi se sbaglio. Insomma, no. Ma la cosa che voglio precisare sulla cosa hai detto tu: le puntate social barra, comunque, la maggior parte sono a parte quella di Marra. che. Veramente Davide mi ha salvato all'ultimo perché una persona che doveva venire, mi ha dato buca, lasciamo perdere. Maledetto uh, Manuxo! No. Me lo ricordo no. bene! Me lo ricordo bene io! Mi <ride> ho un po'. <zompano>, Quindi, <ride> ma capito ha che no, fa tanto. No, Manuxo, Manuxo non mi ha dato buca all'ultimo. Io ho detto, Manu. Mi uh, ha detto, mi fa piacere venire alla puntata. Ma hai detto, detto poc'anzi che ti ha dato buca all'ultimo. Cioè, è per capire, eh? No, non era lui che mi ha dato buca all'ultimo perché io quando contatto una persona per Social Bar, comunque contatto più di una persona, così se una mi dice di no, io mi regolo su altre. Manuxo l'ho contattato, eh, gli ho dato una data, lui mi ha detto: No, guarda, questa data non ci sto. Ho detto: Manu, eh, fammi sapere quando ci stai perché io mi devo organizzare. Come oggi ho contattato il Matador, gli ho detto: Sì, ci sei tu? vuoi Il 26? Sì, ci sono, ok perché non è comunque. Come ho spiegato a tutti gli ospiti, e tu Simone lo sai, non è che ci lavoro solo io dietro sta roba. Cioè, c'è sta un botto di gente dietro. C'è chi fa regia, c'è chi mette i microfoni, c'è chi dà i tempi. Cioè, capito? Ma se vede pure dallesterno, non so, ma è entrato lì dentro. Ma guardando le live e sapendo un po' come funziona, cioè. Se vede il tutto che è ben organizzato discorso, per pe tornare un attimo pure alle questioni che Dal abbiamo focus. affrontato. No? Sì. Cioè, sì. Il discorso era: intanto che ospitare il tizio che voleva entrare coattamente da Simone Grimbaud, non è stata una, forse una grande mossa da amico. Infatti, Simone ci è rimasto male. Eh, eh, Ma, e va, ti ti ha detto spiego bene una cosa. Se... Vai, vai. Tu hai detto: poi non avevo contenuto. In realtà, io il contenuto per i live ve lo preparato molto prima. Quella cosa. Quando io dicevo. Uh, che tu detto, non mi ricordo che cosa hai detto quando io dicevo, eh, non era perché non era programmata quella cosa. Io stavo in live, stavo commentando la notizia. Arriva sto ragazzo e mi fa: Sono io quello che, che deve. Sono io quello che ha fatto qua roba. Io ho detto che la roba non si fa. prepari sempre le live, tranne in questo caso è successo no, così? In questo no, in questo caso io avevo preparato la live su quell'argomento, okay. e poi è entrato sto ragazzo dicendo: Guarda, sono io. Guarda, sono io. Ho detto a sì, non lo so se sei te, Poi la chat mi ha cominciato a spammare, No, guarda, è lui. Io poi ho fatto anche l'esempio del Cerbero dicendo, regà, non boccata, studio, perché comunque la gente sta lavorando un cagate il cazzo, con tutto il bene che può essere. Cioè, era imboccato Tanto in io... chat questo. sì Quindi. questo è venuto in chat. Ah, ok, non l'ha eh, capito bene. Okay. Ma non hai. Cioè, lui è non venuto... hai è, è okay. vinto che gli hai dato proprio quello che voleva. Esatto. Che esatto. era il suo obiettivo. Esatto. Arrivare ma io comunque... non so se quello era il suo obiettivo, io Beh, Palese, lo stavo no, dicendo no, io no. la stessa cosa, è, secondo me è, è stato proprio Ma No, me no, no, que... aspetta, perché lui all'inizio fa no, non voglio entrare, no, non voglio entrare. Lui all'inizio. Io ho detto, vabbè, entra così mi dici che è successo, e queste cose non se fanno, cioè, io ve lo dia ragazzo, ste cose non se fanno. Poi per scherzare ho detto: Vabbè, la prossima volta ci vado, io do una pizza. E poi ha detto: Sto scherzà non è vero? E tazi, se vuoi incontrare Greenbot, e questo vale per tutti e eh, comunque eh, lo puoi incontrare fuori, eh, uno si può vedere fuori, ma non andarla perché stanno a lavorare. Cioè, il mio il mio coso, il mio la cosa che ho fatto non era malevola, cioè Ah, ma tu fuori intendi veramente... fuori nel senso a, a Milano in, gi in giro, no? A Milano, fuori lo studio, a ok? Io ho no, capito no, pure quello, ho capito. Rubi. Io ho avuto da, no, da ridire su questa cosa. Guarda, te, te, te lo fuori. dico in faccia, io ho avuto da da ritire su questa cosa perché da come l'avevi detto te capito, sembrava bello. quasi ora non lo so forse dovrei riascoltare sembrava quasi tipo aspetta che finisce la live o becchi fuori allora ho detto Scusa, no allora a Milano so se vi sembrava vi proprio quello giro. però eh. cioè mo capisco come lo stai spiegando poi, non, non so se ho interpretato così no, solo sì. io chiedo pure a voi no, no capisco cioè, che è un, un errore cioè quello, cioè no? di male interpretazione eh, e lì poi poi non no. so io ne, il freebooting che cosa è stato messo ho visto durava tipo 20 minuti quindi immagino sia stato tutto spezzettato no no io ho detto eh, Lo beccai a Milano Cioè fuori da, fu dallo studio In realtà fuori dallo studio è a Milano capito? Quello, okay, sì però, però ragazzi... fuori tì, tì, capito, che era fuori dallo studio fisicamente aveva no. quel tipico Ma Affeggiamento io... da maranzetto no? Che tutti noi abbiamo subito Prima o poi no? Nella nostra vita Che ehm, attraverso una presunta ironia Ti minaccia Ti dice ti do uno schiaffo Poi si mette a ridere, scherzo E comunque stava dicendo que queste cose di, di un tuo amico Capito? Era quella la situazione. No, 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 io, 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 io ho detto così, anzi, poi lui ha scritto: Rubi tranquillo, dai sbagli, si impara. E quello che gli ho spiegato anch'io, gli dicevo: Sì, non è che se la porta aperta di uno studio, perché io dicevo, quella parte è proprietà privata, e lui diceva: Ma era tutto aperto, ma non vuol dire niente, quella è proprietà privata. Se la porta di casa tua è aperta, io entro. Non è che non è proprietà privata, e capito? Tu, tu che avresti fatto al posto di Grimbaud? Ma io non lo so perché mi devo trovare una situazione Comunque sicuramente <ride> mi sarei affacciato a vedere chi era mm -hmm. Sicuramente mi sarei affacciato a vedere chi era Come ho spiegato Magari sbagliando che tu poi mi hai fatto morale là. Eh, che cioè, è a a me la morale Che eh, vabbè, È pensi la reazione di Grimbaud? Vabbè ci sta Come la reazione dei Jodi. Che quando Grimbaud ha chiamato Jodi per venire a prendere Jody non se sentiva da, da andarci. Perché magari erano brutte persone Che Ognuno ha la propria reazione Mica posso giudicare io e quindi cioè eh, Jody non, certo. non è un vero amico? No, non, non sto a dire che non è un vero amico Perché la gente l'ha giudicato male Ma la reazione dei de Jody È la reazione dei Jody che non c'è andato Cioè non è, ognuno ha la propria reazione Io ci sarei andato perché so fatto così E tu eh, ti che so mo' t'arriva alla porta di casa Un maranza e ti inizia a fare Bobo, Bobo, bo, Rubi, Fabio la foto, te faccio niente Rubi, Bobo, Bobo bo. A casa Dai, tua scenno. eh? eh. Cenno, un mio fratello con che è successo? E che succede? E che cazzo ne so Hai lasciato a vedere Io dico Non fa ste cazzate rompi i coglioni Vabbè gli spacchi la testa No C'era la testa La è quello, eh. mi una mazza da baseball E gli da sfrantumi del No no gli spacolo, No, Io ah, lo trascino dentro casa rubi. Eh, io lo trascino Beh. dentro casa Trascinalo dentro casa Io faccio così di solito <ride> Poi non escono più Vedi proprio che si aggrappano tutti <ride> Per terra con le unghie <ride> Quadratura no, laterale, capito? No, no. che Io sto non a fare che... queste domande perché grazie, ci, ci, Linzio, ci tengo grazie, grazie. al discorso opposto, ovviamente, al discorso di ehm, diciamo, re reagire alle situazioni senza farsi impossessare dalla violenza senza farsi pensare. Eh, ma Simone, non puoi mai tu, ne puoi parlare esternamente, ma non certo. sai mai come una persona reagisce. Cioè, può capitare anche a te che adesso dici così, poi ti trovi in una situazione. In una situazione di... diversa e reagisci in un altro modo. non puoi mai sì, sapere, Però eh, successo, quando mi troverò ma... nella situazione. C è, c È successo Ma a, a parte che queste situazioni mi capitano e mi capiteranno per tutta la vita come a tutti noi. In casa privato tu io parlo. Sì, però, eh. però uno impara proprio a gestirle, se no siamo degli animali. Cioè, se eh, appena succede una situazione, uno deve andare in preda sempre agli istinti de del momento, eh, non, non significa essere una, una persona centrata, una persona che ragiona che riesce a discernere e a come uscire in modo sano da una situazione magari problematica. E questo è il discorso, secondo me. Cioè, ma guarda, quanto bisogna, ricordi a Via del Corso? Istinti? Tu ricordi a Via del Corso quando è successo quello? Cioè, come no, fa... che stava allora, imbruttito mio... que, que, quel, 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 quel minor. Ah, sì, sì, sì. Eh, che vuol dire due cose, mi so... minor. Eh, minorato. Minorenne, eh, minorenne. minorenne. minorenne io lì, quanto mi so trattenuto tranquillamente, e erano 6-7 ragazzi, eh. io ero tran cioè, tranquillo, fino a una certa, ero totalmente, ho, ho retto la situazione che per me, comunque dentro c'ho un botto di rabbia, se vede, perché eh. poi cambia espressione. Certo, e Però... poi per io che te magari... conosco te, me ne accorgo solo da... Dagli occhi, quando eh, ti arrabbi infatti, no? e là te sei trattenuto parecchio. Cioè, là io T'ho proprio visto che a allora parte che è umano il sentirsi in pericolo già il certo. sentirsi in pericolo che dà quel, quell'adrenalina che abbiamo provato un po' tutti, ma tipo, tipo che ne so, tremore, sì. eh, rabbia, no? Adrenalina. Anche voglia di aggredire. aggredire. Cioè, L'essere umano è fatto da tante sfaccettature. Non siamo tutti uguali, ma determinati istinti li abbiamo tutti allora, quando succede quella cosa ed era una cosa, cosa estremamente spiacevole Io certo. mi ricordo quella situazione Uno magari si sente accerchiato Preso per il culo magari da due o tre persone E che succede? Vieni invaso da un'energia gigantesca no? Erano 6 o sette quelli Che mi seguivano la maglietta, per tutto poi. il tempo e me me davano... il discorso... Mi seguivano per tutto il tempo Il discorso di consapevolezza Tu magari strappati la maglietta Il discorso di consapevolezza è scegli cosa fare con quell'energia eh, puoi... cioè, Perché l'istinto De moglie stacco la testa ce l'abbiamo tutti, però ovviamente c'è un qualcosa che ci frena dall'ammazzare gli altri e se diciamo che è solo perché poi andiamo in prigione vuol dire che uccideremmo se non ci fossero le leggi e questo ci, cioè, ci fa tornare a, 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 ad uno stato barbarico dell'essere umano, capisci no? Sì, grazie Quindi, come eh, questo è un discorso, secondo me, serio, cioè come reagire ad una situazione spiacevole senza diventare peggio dell'aggressore, sì. ma infatti te levi la maglietta, proprio intendevo per evitare il conflitto, cioè tipo di fare: il non, non Si più la all fa... coan, sì, bravo. Era <ride> ma io so che soffio di. soffro di rabbia repressa, ma io lo so benissimo. Mm. Però è eh, la verità. La, la puoi veicolare in cose belle di cui neanche te te penti dopo perché, capito, no? Eh. Come con la creatività. La creatività, eh. la, la creatività no, ma infatti, la cosa, la, creatina, bar, <ride> eh, la cosa del bar a me sta molto tranquillo. La cosa del bar a me mi rende molto tranquillo molto... perché me devo studiare tutto qualsiasi cosa me la faccio bene. L'episodio che tu hai parlato purtroppo è successo che sono venuti due ragazzi che ci dovunava una stecca sotto casa mia, io mi sono affacciato, erano due ragazzi grossi, <ride> e la prima cosa che mi è venuto istinto da fare è scendere con mio fratello. Eh, certo. Perché io Ma... non so mai chi ho di io... fronte, poi lì comunque ci abitano pure i miei. Già Gianluca sta di que quei era quella, quella cosa che hai detto. Sì, col coltello dietro. Per legittima uh, per per difesa. Fai cioè un panino col salame. No, non è che piova, vado... no. Eh, vabbè, certo. Però, se magari quello tira fuori il coltello, eh, eh, eh sì, ma io non usarlo, tipo a di che ne so. Vabbè, ma, ma è come quattro moschettieri, giu... bravo, non bravo. Devi... Sai com'è che ah sì, ti facci come... la mano sinistra e combatti solo con la destra, tipo combattimento all'arma bianca. Ma io non attiva. so che oh, potrebbe succedere. Sì. Non alle quattro di notte mi ci do, cioè, io non so che potrebbe succedere davanti a me, capito? Non ho Vabbè, magari non scendere aiuterebbe comunque. Però, vabbè, eh, lo sta. So, vabbè, perché, però lo sai che c'è, stavano lì tutti due. Mamma mia, sì, una cosa allucinante! Io ho fatto finta una volta, due volte. A una certa, per pure me. mio fratello Sarzato ha detto: me, cazzo, guarda, ci pure, Ma che cazzo Sta benissimo. Ho chiamato la polizia, o comunque, diciamo, confrontare una sì, persona. No, ci sono andato a parlare alla fine. Eh. Parlare, io ho messo che volevano piano. e che volevano, <ride> <ride> no? Erano due ragazzi che praticamente stavano qua a Roma. Hanno scoperto l'indirizzo di casa mia perché io poi faccio i via, eccetera, hanno chiesto. E, me uno, e stavano da ste parti e mi venivano a salutare e a fa fare una foto. Questo era. È proprio loro uh, Spesso no, usano, la, ma non solo con te, con chiunque. Usano anzi, la scusa. Certo. Ah, io ti, ti ammiro, sono un tuo grande fan. Ma lo capisci pure da come lo dicono che non è vero no? e vogliono solo essere prepotenti e strafottenti. Ci cioè, siamo ritrovati in stessa no, situazione. Ma le 4 di notte è follia, ragazzi. Cioè, eh, per fortuna non sono svegliati i miei. Che comunque c'è gente che, che va a lavorare. I miei vanno a lavorare. Mio fratello pure alle 5 del mattino. Cioè quattro di notte è qualcosa che cioè, non mi è capito solo una volta.